Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa, vediamo se riusciamo a farla un po' meno controluce di oggi, lunedì 7 maggio. La notizia è di questi ultimi stati, quindi i giornali non possono averla. È morto il regista italiano Ermanno Olmi. Domani vedrete i giornali, saranno ovviamente pieni dei ricordi dei suoi film e delle sue opere. Io non sono un grande esperto, anzi non lo sono affatto, non saprei dire che film ho visto di Olmi, scusate l'ignoranza, ma mi sembra che oggi è morto un grandissimo regista italiano, almeno questo a leggere le pagine. Noi giornalisti ovviamente siamo dei tuttologi, cerchiamo di parlare di tutto e non è che siamo poi esperti di granché, e quindi devo dire che faccio un passo indietro, ecco, sulla morte di una figura che sicuramente sarà stata molto importante. Alessandro dice: Olmi un maestro. Addirittura saluti da Perth in Australia, ringrazio Manuel che ci vede da Perth, chissà che ore sono ora a Perth. Ciao Nicola dalla Svizzera, Lorenzo, insomma tanti saluti per le persone che iniziano a collegarsi su questa zuppa di oggi. Allora, che cosa è successo sui giornali? Beh, la cosa che è successa è che ieri Di Maio è andato, bonjour Françoise, è andato ieri a Rai 3 dalla Annunziata in un'intervista con, io pensavo che scrivesse soltanto male l'Annunziata, ma ci sono anche dei, come posso dire, dei piccoli difetti di pronuncia, vabbè, insomma adesso è inutile che parliamo di questa roba qua. Ugh, Giorgio, allora va dalla Annunziata che e gli fa un'intervista e nella quale Di Maio dice quello che ieri sui giornali c'era scritto, e cioè che avrebbe fatto anche un passo al lato, cioè non è fondamentale che lui dice ieri diventi Presidente del Consiglio in un futuro governo che si deve occupare di... dice lui, di evitare che aumenti l'IVA al 25%, lo sapete, dal 1 gennaio del 2019, che si debba attuare il reddito di cittadinanza e fare una legge anticorruzione. Non abbiamo Cantone che si occupa anche dei peli dell'appalto di Rocca Secca, ma comunque sia, un leader terzo. Propone Di Maio e con il centrodestra disunito, perché Forza Italia potrebbe dare soltanto un appoggio esterno. Ieri sera si sono visti i leader del centrodestra, c'è un dettaglio fondamentale, cioè che Salvini è venuto a Roma con l'aereo di Berlusconi, e il titolo del Corriere della Sera è Movimento 5 Stelle divide il centrodestra, perché avendo fatto questa offerta si pensava che il centrodestra si sarebbe diviso. Per Repubblica, passo indietro sulla premiership da parte di Di Maio, ma Di Maio gelo Salvini cavaliere per Repubblica. Poi dopo questa mattina sembra invece che questo gelo e questa rottura nel centrodestra non ci sia stato e che quindi Salvini non mollerà Berlusconi, e quindi questo governo di tregua con Di Maio al lato non si farà. L'ultimo bluff di Salvini è quello, è il titolo invece di del Fatto, e in realtà poi la cosa che è più interessanti sono i retroscena che riguardano Di Maio. Perché ha fatto finalmente questo passo al lato, posto che l'ha fatto Salvini, posto che l'ha fatto Berlusconi, posto che l'ha fatto Renzi, posto che l'hanno fatto tutti, anche se lui col 32% si arroga il diritto di essere il vincitore di queste elezioni, ma insomma anche Salvini e il gruppo del centrodestra col 37% forse avrebbe qualcosa da dire. Beh, oggi, secondo un retroscena scena di Repubblica, Di Maio temeva la fronda all'interno del partito, cioè il partito diceva: oh, ma basta Di Maio che stai lì a impuntarti sulla tua premiership, renditi conto che qua si va a votare e perdiamo tutti questo bello stipendietto di 13.000 euro al mese, anche se per il Movimento 5 Stelle lo stipendio è ridotto perché una gran parte la danno per il fondo di garanzia delle piccole e medie imprese. Il fornaio Di Maio cala le brache, questo invece è il titolo di Feltri, che fa una bellissima intervista a Senaldi a Cottarelli, perché adesso c'è tutto il totonomine di chi potrebbe essere nominato oggi dal Presidente della Repubblica o domani dal Presidente della Repubblica come Presidente di tregua. Ci sono dei personaggi allucinanti, cioè io perché devo pensare che il Presidente e la signora Avvocato Cantabria, o come si chiama, della Corte Costituzionale possa essere un buon Presidente del Consiglio? Porca puttana, ma come si fa a pensare che un giurista sia un buon Presidente del Consiglio? Che cosa ha fatto? Quale attività, che aderenza c'ha al mondo normale questa signora? Io me lo chiedo con tutta e la disperata
forza di un paese che muore di troppe norme, di troppe procedure, di troppe pippe burocratiche. Ha ragione Pare Bianco quando dice che le consultazioni si sarebbero dovute fare con i massimi giuristi e i massimi direttori amministrativi e dirigenti amministrativi. Questo è un paese in cui gli economisti vengono messi al lato, in cui vengono presi i giuristi per fare i presidenti del Consiglio, così tutte le norme sono al posto loro. Certo, economisti come Monti hanno fatto capire come anche loro.